È circa il 600 a.C. e il popolo di Gerusalemme non sta obbedendo ai comandamenti di Dio. Lei, un profeta, è estremamente preoccupato per il suo benessere. Prega per esso e riceve una straordinaria visione da Dio. Basato su eventi reali, così come riportati nel libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Potente Padre di tutti, ascolta le parole del tuo servitore Lei. Il cuore del tuo servitore soffre per le anime dei tuoi figli a Gerusalemme. Temo che una terribile distruzione li attenda se non distolgono il loro cuore dalla malvagità. Benedetto sei tu, Lei, per via della tua fede. Ah, Nefi. Per favore, prendilo tu. Fai fretta. Sì, padre. Padre, stai bene? Sì, grazie. Lei? Saria. Cos'è accaduto? Signore mi ha parlato. Tornato da Gerusalemme sono stato sopraffatto dallo Spirito. Sono stato rapito in visione e sì, ho visto i cieli aprirsi. E ho visto Dio assiso sul suo trono. Ho visto uno scendere dal mezzo del cielo e il suo fulgore era superiore a quello del sole a mezzogiorno. E ho visto pure altri 12 che lo seguivano,
E il primo è venuto e si è posto dinanzi a me e mi ha dato un libro. Mentre leggevo sono stato riempito dallo Spirito del Signore. E molte cose ho letto riguardo a Gerusalemme. Che essa sarà distrutta. Cosa vuole che facciamo, il Signore? Grandi e meravigliose sono le opere del Signore, il Dio Onnipotente. So che Egli non permetterà che coloro che vengono a Lui periscano. Mi ha comandato di proclamare le cose che ho visto e udito al popolo di Gerusalemme. Popolo di Gerusalemme, mi chiamo Lei. Ho vissuto a Gerusalemme tutti i miei giorni. Sono un uomo timoroso di Dio. Io ho avuto una visione. E ho visto i cieli aprirsi. E ho visto Dio assiso sul suo trono. Ecco qui un'altra folle. Io ho visto molte cose riguardo a Gerusalemme. Essa sarà distrutta con tutti coloro che vi abitano. Ah, sei un folle! Molti periranno di spada e molti saranno portati via in schiavitù a Babilonia. Questo accadrà a causa della malvagità e delle abominazioni del popolo di Gerusalemme. Tu dovresti perire di spada! Sì. Un giorno verrà un messia e gli redimerà il mondo! Costui bestemmia! Dica la verità! Vi prego, ascoltate! Non lo capisco proprio. La città ha molti profeti. Perché deve parlare nostro padre? Ha fatto un sogno. Che abbia i suoi sogni, ma che se li tenga per sé. Non credi che possa essere vero? Che sia vero o no, lui distruggerà questa famiglia. Laman! Cosa c'è, padre? Raduna la famiglia. Gerusalemme, i suoi figli sono maturi nell'iniquità. Non cercano nemmeno di nascondere la malvagità del loro cuore. Ci sono tante brave persone che rispettano la legge di Mosè. Ce ne sono altre che cercano di togliermi la vita. Il Signore mi ha parlato, sì, in un sogno. E il Signore mi ha comandato di prendere la mia famiglia e andare nel deserto. Laman, Lemuele, preparerete i cammelli per un lungo viaggio. Quanto lungo? Un viaggio che non ci riporterà a Gerusalemme. Stiamo abbandonando la nostra casa. Sam, Nefi, aiutate vostra madre a radunare tutte le provviste per il viaggio. Sì, padre. Padre, ti prego. È il Signore che l'ha comandato. Sì, padre. Sembra che tu abbia ragione. Nostro padre è davvero impazzito. Zitto. Quelle cose lasciale. Ma, padre, potremmo usarle come merce di scambio. O per bere. Ci è comandato di non prendere nulla, salvo la famiglia, le provviste e le tende. Obbedisci a tuo padre. Lascia l'oro e l'argento. Come comanda il Signore. Thank you.
Ti ringraziamo per la tua misericordia nel proteggerci e nel liberarci dalla distruzione di Gerusalemme. Preghiamo, Padre, che tu possa guidarci attraverso il deserto e che noi avremo la fede per seguirti. Perché dobbiamo obbedirgli? È un visionario, Lemuele. Ci ha condotti fuori dalla terra della nostra eredità. E perché? Per perire nel deserto. Noi soffriamo per le stolte immaginazioni del suo cuore. Non conoscete le vie di quel Dio che vi ha creati. Laman, oh, possa tu essere come questo fiume e scorrere continuamente verso la fonte di ogni rettitudine. E Lemuele, oh, possa tu essere come questa valle, fermo e perseverante e incrollabile nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Io non credo che Gerusalemme, quella grande città, possa essere distrutta secondo le parole dei profeti. Il vostro cuore è indurito e siete di collo rigido come i giudei che sono a Gerusalemme e hanno cercato di togliermi la vita. Egli è Dio e nella sua grande misericordia siamo salvati dalla distruzione. Se obbediremo ai comandamenti di Dio, noi prospereremo. Se non lo faremo, noi periremo. Credi a quello che ha detto nostro padre. Ci credo. Perché? Ho invocato il Signore ed egli mi ha visitato e ha intenerito il mio cuore affinché io creda. Io ti credo, Nefi. Signore, vengo a te per pregare per i miei fratelli. L'amo per Lemuele. Il loro cuore è indurito. Padre, io soffro per loro. Benedetto sei tu, Nefi, a motivo della tua fede, poiché mi hai cercato diligentemente, con umiltà di cuore. In quanto che voi obbedirete ai miei comandamenti, prospererete e sarete condotti a una terra promessa. E in quanto che i tuoi fratelli si ribelleranno contro di te, essi saranno recisi dalla presenza del Signore. E in quanto che tu obbedirai ai miei comandamenti, sarai fatto governatore e insegnante sui tuoi fratelli.
Entra e siediti qui con me. Il Signore mi ha comandato che tu e i tuoi fratelli torniate a Gerusalemme. Labano ha la storia dei giudei e anche una genealogia dei miei antenati, ed esse sono incise su tavole di bronzo. Tu e i tuoi fratelli andate a casa di Labano, cercate gli annali e portateli qua giù, nel deserto. Suppongo che Laman e Lemuele abbiano rifiutato. Borbottano. Sostengono che è arduo quello che ho richiesto loro. Ma non sono io che l'ho richiesto. È un comandamento del Signore. Io andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare loro una via, affinché possano compiere quello che Egli comanda loro. Tu sei stato benedetto dal Signore. Da voi. Chi di noi andrà? Laman, essendo il maggiore, hai sempre vantato il diritto e il privilegio di essere il primo. Tireremo a sorte. Come dicevo, che tu possa avere successo.
Accomodati. Grazie. Zoran, offri a quest'uomo del vino. Non sarà necessario. Sei gentile. La mia visita sarà breve. Molto bene. Dimmi, di che cosa sei venuto a parlarmi? Mio padre, lei mi ha mandato. Il Signore ci ha comandato di chiederti gli annali, che sono incisi sulle tavole di bronzo. Gli annali che contengono la genealogia di mio padre. Le tavole di bronzo sono nella mia famiglia, da generazioni. Tuo padre crede che io debba semplicemente dartele? E se io mi mettessi a urlare dicendo che sei un ladro? Allora avrei tutto il diritto di ucciderti, non è vero? Io... Tu sei un ladro! Ti ucciderò! Mi sa che non è andata bene. Almeno sono vivo! Mi ha chiamato ladro e ha minacciato di uccidermi. E ora cosa facciamo? Torniamo da nostro padre nel deserto. No, Laman. Non scenderemo da nostro padre nel deserto finché non avremo compiuto ciò che il Signore ci ha comandato. Nefi, ci ho provato. Non ci darà mai le tavole. Aspetta. Scendiamo alla terra di eredità di nostro padre. Lì ha lasciato oro e argento e ogni sorta di ricchezze. Sapeva che Gerusalemme deve essere distrutta a causa della malvagità del popolo. Ed è secondo la saggezza di Dio che noi otterremo questi annali, per poter preservare per i nostri figlioli il linguaggio dei nostri padri. E per poter preservare per loro anche le parole che sono state dette dalla bocca di tutti i santi profeti. Entra, inizia a far freddo. Il Signore non li abbandonerà. Tu sei un visionario. Tu ci hai condotti fuori dalla terra della nostra eredità. E i miei figli non sono più, e ormai noi periremo nel deserto. Io non ho visto quello che tu hai visto. Non posso fare a meno di temere per la loro vita. Saria, so di essere un visionario, poiché se non avessi veduto in visione le cose di Dio, non avrei conosciuto la bontà di Dio, ma sarei rimasto a Gerusalemme e sarei perito con i miei fratelli. Io so che il Signore libererà i miei figli dalle mani di Labano e li porterà di nuovo qui da noi. Il Signore ci ha comandato di nuovo di chiederti gli annali incisi sulle tavole di bronzo, per i quali ti daremo il nostro oro, il nostro argento e le nostre cose preziose. Zoram,
Che meraviglia! Bellissimo! Sono compiaciuto della vostra generosa offerta. Guardia! Al ladro! Ci sono dei ladri in casa mia! Tu sei un ladro! Uccideteli! Uccideteli! Abbiamo confidato nel Signore e abbiamo perso ogni cosa! Troveremo un altro modo. Non c'è un altro modo! Che cosa proponi ora? Di tornare a casa da quel ladro? Ci uccideranno prima ancora di arrivare alla porta. Torniamo da Labano. Non possiamo deludere nostro padre o il Signore. Sei un folle. Tu sei un folle! Laman! Non sei un folle! Perché percuotete il vostro fratello minore? Non sapete che il Signore l'ha scelto per essere governatore su di voi, e ciò a causa delle vostre iniquità? Ecco, salirete di nuovo a Gerusalemme. E il Signore metterà Labano nelle vostre mani. Andare a 50. Sì, e può ucciderne 50. Allora perché non noi? Saliamo di nuovo a Gerusalemme. Siamo fedeli nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Egli è più potente di tutta la terra. Allora perché non più di Labano e i suoi 50? O delle sue decine di migliaia? Saliamo dunque. Dobbiamo essere forti come Mosè. Egli parlò alle acque del Mar Rosso ed esse si divisero. E i nostri padri le attraversarono uscendo dalla schiavitù su terra asciutta. No, non è la stessa cosa, Nefi. Lemuele, un angelo vi ha parlato! Potete dunque dubitare. Saliamo. Il Signore è in grado di liberarci, proprio come i nostri padri. Nefi, se Labano o una delle sue guardie ti prendono, ti uccideranno. State qui, nascondetevi fino al mio ritorno. Che Dio sia con te.
Devi uccidere Lavano. Mai, in alcuna occasione, ho versato sangue umano. Nefi, il Signore lo ha consegnato nelle tue mani. Ecco, il Signore uccide i malvagi per raggiungere i suoi giusti propositi. È meglio che un solo uomo perisca, piuttosto che una nazione degeneri e perisca nell'incredulità. Labano, mio signore, sei già tornato. Zoram, vieni con me nella tesoreria. Come desideri. E come stanno gli anziani dei giudei questa sera? Ho saputo che sei stato tra loro. Devo portare le incisioni che sono sulle tavole di bronzo ai miei fratelli maggiori che sono fuori dalle mura. Certo, mio signore. Vieni con me, dai miei fratelli. Certo, mio signore. Grazie. Per l'opportunità di essere con te mentre incontri i fratelli tra gli anziani a quest'ora. Guarda, che vedi? Labano. È Labano. L'altro che è con lui è Nefi. No! Laman, Lemuele, Sam, sono io, Nefi! Zitto! Se dai retta alle mie parole, come il Signore vive e come io vivo, ti risparmieremo la vita. E io ti do la mia parola d'onore, che non devi temere. Se scenderai nel deserto con noi, sarai un uomo libero.
Il Signore ci ha comandato di fare questa cosa. Se tu verrai nel deserto alla tenda da mio padre, avrai un posto fra noi. Io ti prometto che scenderò nel deserto da tuo padre. Ti do la mia parola. Rimarrò con voi da questo momento in poi. Abbiamo preso le tavole, padre. Ora so con certezza che il Signore ha comandato a mio marito di fuggire nel deserto. E so con altrettanta certezza che il Signore ha protetto i miei cari figli e li ha liberati dalle mani del malvagio Laban e ha dato loro il potere. Mediante il quale potessero compiere ciò che il Signore ha loro comandato. Dobbiamo offrire un sacrificio e degli olocausti al Signore e rendere grazie al Dio di Israele. Contengono i 5 libri di Mosè e un racconto di Adamo ed Eva, i nostri primi genitori. E anche le profezie dei santi profeti. Sì, e tanto altro. Guarda, la genealogia dei miei padri. Io sono un discendente di Giuseppe. Sì, lo stesso Giuseppe, figlio di Giacobbe, che fu venduto in Egitto. Lo Spirito mi ha mostrato che queste tavole di bronzo andranno a tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli della mia posterità. È nella saggezza del Signore che noi le abbiamo. Sono di grandissimo valore per noi, tanto che potremo preservare i comandamenti del Signore per i nostri figlioli. Saria, il Signore mi ha parlato. Non è opportuno condurre la famiglia da sola nel deserto, ma è opportuno che i miei figli prendano moglie, perché possano suscitare una stirpe al Signore nella terra promessa. Radunerò i nostri figli e insieme potremo ringraziare il Signore per aver risposto alle mie preghiere. Thank you.
prenderemo moglie per poter allevare figli. Nel Signore, nella terra promessa. Sì, ma una moglie e una famiglia. Ismaele! Laman! Pensavamo che non vi avremmo più rivisti. Dove sono lei e Saria? Ismaele, abbiamo un messaggio da nostro padre. Dobbiamo parlarti. Certo. Venite, sedetevi. Per un po' abbiamo dubitato della visione di nostro padre, ma durante il viaggio per recuperare le tavole abbiamo visto un angelo. Luminoso come il sole a mezzogiorno nella grotta in cui eravamo. A nostro padre è stato mostrato che Gerusalemme sarà distrutta, che molti periranno di spada e molti altri saranno portati schiavi a Babilonia. Il Signore desidera che il casato di Ismaele si unisca al casato di lei nel deserto. Per raggiungere una terra promessa che egli ha preparato per noi. Il Signore vuole che io e la mia famiglia andiamo con lei e la sua famiglia nel deserto? Sì. Sappiamo che lei è un uomo fedele. Non crediamo forse anche a ciò che lui ha insegnato e alle parole di tutti i profeti? Padre Ismaele, le nostre due famiglie sono un ramo del casato di Israele. Il Signore desidera che le nostre famiglie si uniscano, così da ereditare la terra promessa. Vieni con noi. Chiediamo al Signore. C'è speranza. Dovremmo tornarcene a casa. Posso aiutarti? Sta passando. Giornate di sole e sabbia. E più... Sole? A casa mia potrei riposare all'ombra. Tu dici che il Signore desidera l'unione delle nostre famiglie. Sì, sì, è così. Per quale scopo? Perché abbiamo abbandonato così tanto per così poco? Lo abbiamo fatto perché i nostri genitori sono folli. Perché non tornare indietro? Nephi e Sam vaghino nel deserto con nostra madre e nostro padre. Lemuele, se tornerai a Gerusalemme, perirai lì con tutti gli altri. Meglio perire a Gerusalemme che perire qui. Laman, Lemuele. Nostro padre non è l'unico folle. Anche noi siamo folli a seguirlo. Vi prego! Voi siete i miei fratelli maggiori. E come mai siete così duri nel vostro cuore, così ciechi nella vostra mente da aver bisogno che io, vostro fratello minore, vi parli e sia di esempio per voi? Io, se fossi in te, smetterei di parlare così, fratellino. Come mai non avete dato ascolto alla parola del Signore? Come mai avete dimenticato di aver visto un angelo del Signore?
Come mai avete dimenticato che il Signore può fare ogni cosa secondo la sua volontà per i figli degli uomini a patto che noi eserciteremo fede in Lui? Se gli saremo fedeli, otterremo la terra di promessa. E voi saprete che la parola del Signore sarà adempiuta riguardo alla distruzione di Gerusalemme. Lo spirito del Signore cesserà presto di lottare con loro. Hanno rigettato i profeti e Geremia lo hanno gettato in prigione. E hanno cercato di togliere la vita a mio padre. Tuo padre? Non mi farò fare la predica da un bambino! Se tornerete a Gerusalemme, voi pure perirete con loro. E ora, se avete scelto, salite al paese e rammentate le parole che vi dico. Se andrete, voi pure perirete, poiché così lo spirito del Signore mi spinge a parlare. Tienilo! Tienilo! Laman! Lascialo andare! Lasciamolo nel deserto! Fatto alle bestie feroci! Signore, secondo la mia fede che è in te, liberami dalle mani dei miei fratelli. Sì, agì, dammi la forza di strappare queste corde con cui sono legato. Ascoltatemi! Leghiamolo di nuovo! No, non fatelo! Laman, fermati, ti prego! Non potete Vi fare scongiuro. Questo! Vi scongiuro! Basta, è vostro fratello! Vi prego! Abbiamo fatto un grande torto. Dispiace anche a me. Ti prego, perdonami. Ti perdono. Ma vi esorto a pregare il Signore vostro Dio per chiedere perdono. Lo faremo. Saria, sono arrivati. Siete arrivati. Eccoci, madre. Sarai mite.
Figlioli, svegliatevi. Venite nella mia tenda. Non è nemmeno l'alba. Ho avuto un sogno. O in altre parole, ho avuto una visione. E a causa di ciò che ho veduto, ho ragione di gioire nel Signore a motivo di Nefi e anche di Sam. Ho ragione di supporre che essi e anche molti della loro posterità saranno salvati. Ma Laman e Lemuele, temo grandemente per voi. Visto nel mio sogno un deserto oscuro e desolato. Lei, vieni con me. Abbi misericordia di me, secondo la moltitudine delle tue tenere misericordie. Come ho mangiato del frutto, esso ha riempito la mia anima di una immensa gioia. Pertanto ho cominciato a desiderare che anche la mia famiglia ne mangiasse, poiché sapevo che era desiderabile più di ogni altro frutto. E mentre volgevo lo sguardo attorno, per poter forse scorgere anche la mia famiglia, ho visto un fiume d'acqua. Saria! Sam! Nefi! Venite da me! Mangiate il frutto! È desiderabile più di ogni altro frutto. Laman, Lemuele, venite!
Venite! Assaggiate il frutto! Loro non venivano da me a mangiare il frutto. Laman! Lemuele! E ho visto una verga di ferro. E si estendeva lungo la sponda del fiume e conduceva all'albero presso il quale io stavo. E ho visto pure un sentiero stretto e angusto che costeggiava la verga di ferro fino all'albero presso il quale io stavo. Ed esso conduceva pure, passando accanto alla sorgente, a un campo largo e spazioso, come se fosse stato un mondo. E ho visto una schiera innumerevole di persone, molte delle quali si spingevano innanzi per raggiungere il sentiero che portava all'albero. Ed è avvenuto che è sorta una bruma tenebrosa. Sì, proprio una grandissima bruma tenebrosa. Tanto che coloro che si erano avviati sul sentiero hanno perso la via, così che hanno vagato lontano e si sono smarriti. Ho visto altri che si spingevano innanzi, avanzavano e hanno afferrato l'estremità della verga di ferro. E si sono spinti innanzi attraverso la bruma tenebrosa, tenendosi stretti alla verga di ferro. Sì, finché ne sono giunti fuori e hanno mangiato il frutto dell'albero. Ho visto, dall'altra parte del fiume d'acqua, un edificio grande e spazioso, che stava come se fosse in aria, alto sopra la terra. Ed era pieno di gente, vecchi e giovani, maschi e femmine, e i loro abiti erano di foggia bellissima. Ed essi erano nell'atteggiamento di chi beffeggia, e puntavano il dito verso coloro che erano arrivati e avevano mangiato del frutto. E dopo che hanno mangiato del frutto dell'albero, hanno volto lo sguardo attorno come se provassero vergogna a causa di quelli che si burlavano di loro. E si sono sviati su cammini proibiti e si sono persi. Ho visto altre moltitudini spingersi innanzi e sono venute ad afferrare l'estremità della verga di ferro e hanno spinto innanzi i loro passi, tenendosi costantemente alla verga di ferro, finché sono giunte fuori e sono cadute e hanno mangiato del frutto dell'albero. Molti sono annegati nelle profondità dell'acqua. E molti sono scomparsi alla mia vista, vagando per strade sconosciute. E grande era la moltitudine che entrava in quello strano edificio. E dopo che erano entrati in quell'edificio, puntavano il dito a scherno verso di me e anche verso coloro che stavano mangiando del frutto. Ma
noi non abbiamo prestato loro attenzione. Poiché quanti hanno prestato loro attenzione si sono sviati. Non avete uno scopo! Laman! Lemuele! Noi abbiamo tutto e voi non avete nulla! Laman e Lemuele non hanno mangiato del frutto. Temo grandemente per voi, figli miei. E vi esorto a dare ascolto alle mie parole, così che il Signore sarà forse misericordioso e non vi rigetterà. Vi prego, obbedite ai comandamenti del Signore. Siamo colmi di gratitudine per la tua fede nell'esserti unito a noi in questo viaggio impervio. La tua fede è un grande dono. Figli miei e figlie mie, abbiamo adempiuto a tutti i comandamenti del Signore che ci sono stati dati. Siamo stati benedetti dal Signore in abbondanza. Vi prego, mangiate. Gioioso come questo. La voce del Signore mi ha parlato di notte. Mi ha comandato di intraprendere il nostro viaggio nel deserto. Padre, quale direzione prenderemo? Il Signore ci ha fornito gli strumenti per seguire la sua via. Guardate le due lancette. Una indica la direzione che dobbiamo prendere. La via è chiara. Quindi partiamo.
attraverso il deserto e poi lungo le sponde del Mar Rosso. Una volta guadato il fiume Laman, viaggeremo in direzione sud-sud-est. Rimanete sul sentiero. Il Signore provvederà. Pregate e state attenti. C'è andata bene. Avremo da mangiare. Basterà. Continuiamo in direzione sud-sud-est. Forza, partiamo! Non preoccuparti, troveremo del cibo. Come? I vostri archi hanno perso elasticità. Laman! Te lo ripeto, troveremo del cibo. L'hai rotto! Storto! Perché l'hai teso così tanto? Cosa ti passa per la testa? E ora che facciamo? Padre, a causa della forza di nostro fratello e la maledizione di Dio, siamo senza cibo! Come? Dove andremo a cercare il cibo, grande capo? Siamo stati devoti e obbedienti. Abbiamo fatto quello che ci è stato comandato. Cos'altro avremmo potuto fare? Perché? Perché il Signore ha deciso di abbandonarci? Padre, il Signore provvederà. Il Signore provvederà! Il Signore ci ha condotti qui a perire! Non abbiamo bisogno del Signore, ma di cibo! Non ribellatevi contro il Signore! Ci ha liberati finora, lo farà di nuovo!
Avete indurito di nuovo il cuore, fino a lamentarvi contro il Signore. Il Signore provvederà. No. Nostro padre ha ragione. Il Signore ci ha abbandonati. Che intenzioni ha quel folle? Padre. Dove andrò per procurare del cibo? Oh, figlio mio. Grazie per la tua fede. Aspetta qui. Signore, ti prego, perdonami. Il Signore mi ha detto di guardare la sfera e di vedere le cose che vi sono scritte. Com'è possibile? Cosa c'è? Ci sono scritte nuove. Le lancette che sono nella sfera operano secondo la fede, la diligenza e l'attenzione che noi prestiamo loro. Thank you.
Nefi? Nefi! Guardate! Questa volta è andata bene. Oh, Signore, ti rendiamo grazie. Fa sì che possiamo ricordare che con grande fede e grande diligenza e tramite piccoli mezzi tu puoi realizzare grandi cose. Diventare gradevole il vostro cibo, perché non dobbiate cuocerlo. E io sarò pure la vostra luce nel deserto. E io preparerò il cammino davanti a voi, se accadrà che obbedirete ai miei comandamenti. Pertanto, in quanto che obbedirete ai miei comandamenti, sarete condotti verso la terra promessa. E saprete che è da me che siete condotti. Così bella e ricca. Sì, è una terra rigogliosa. Nefi, alzati. Vai sulla montagna. Thank you.
qual è la tua volontà, signore? Costruirai una nave secondo il modello che ti mostrerò, affinché io possa trasportare il tuo popolo al di là di queste acque. Dove andrò per trovare del minerale da fondere, così da fabbricare gli attrezzi per costruire la nave secondo il modello che mi hai mostrato. Cosa stai facendo? Fabbrico attrezzi. Per cosa? Il signore mi ha comandato in visione di costruire una nave per attraversare queste acque e mi ha mostrato come farlo. Nefi, ma è una pazzia! Collaborando possiamo essere... Non avrai alcun aiuto da noi. Qui abbiamo trovato una terra promessa e qui ci fermeremo. Sappiamo che tu non puoi costruire una nave. E tu sei come nostro padre, sviato dalle stolte immaginazioni del suo cuore. Egli ci ha condotto fuori dalla terra di Gerusalemme e abbiamo vagato nel deserto per tutti questi anni. E le nostre donne hanno tribolato e hanno partorito nel deserto e sofferto ogni cosa, salvo la morte. Sarebbe stato meglio fossero morte prima di uscire da Gerusalemme piuttosto che aver sofferto tutte queste afflizioni. Noi abbiamo sofferto tutti questi anni nel deserto, mentre avremmo potuto goderci le nostre ricchezze e la terra della nostra eredità. Avremmo potuto essere felici. Il popolo di Gerusalemme stava per essere distrutto. Gli abitanti della terra di Gerusalemme erano brava gente. Osservavano gli statuti e i giudizi del Signore e tutti i suoi comandamenti, secondo la legge di Mosè. Credete che i nostri padri sarebbero stati condotti via, fuori dalle mani degli egiziani, se il Signore non avesse comandato a Mosè di condurli fuori di schiavitù? Questo non c'entra proprio niente. Sapete che a Mosè fu comandato dal Signore di compiere questa grande opera, che mediante la sua parola le acque del Mar Rosso furono divise ed essi vi passarono in mezzo all'asciutto. Tu non sei Mosè e questo non è il Mar Rosso. Siete solleciti a commettere iniquità, ma lenti a ricordare il Signore vostro Dio. Avete visto un angelo ed egli vi ha parlato. Avete udito la sua voce ed egli vi ha parlato con voce calma e sommessa. Ma voi eravate così insensibili da non sentire le sue parole. Com'è possibile che siate così duri di cuore? La mia anima è straziata d'angoscia a causa vostra e il mio cuore è in pena. Ho timore che sarete rigettati per sempre. Sono pieno dello spirito di Dio, a tal punto che il mio corpo non ha più forza. Nel nome di Dio Onnipotente vi comando di non toccarmi, perché sono riempito del potere di Dio a tal punto che la mia carne ne è consumata. E chiunque metterà le mani su di me avvizzerà proprio come una canna secca. E sarà come nulla dinanzi al potere di Dio, perché Dio lo colpirà. Smettete di mormorare contro nostro padre. E ora smettete di rifiutarvi di lavorare per me, poiché Dio mi ha comandato di costruire una nave. Se Dio mi avesse comandato di compiere ogni cosa, potrei farla. Se il Signore ha un così gran potere e ha anche operato così tanti miracoli, perché non potrebbe istruirmi così che io possa costruire una nave?
Nefer, stendi di nuovo la tua mano verso i tuoi fratelli e io li scuoterò affinché possano sapere che io sono il Signore, loro Dio. Sappiamo che il Signore è con te. Sono vostro fratello, anzi il vostro fratello minore. Adorate pertanto il Signore vostro Dio e onorate vostro padre e vostra madre. Aiutaci a costruire la nave e a prepararci per il viaggio per attraversare queste acque. Proteggici affinché potremo raggiungere in sicurezza la terra promessa. Nefi, bel lavoro. Signore, portaci alla terra promessa. Thank you.
fedele, Jacob. Qui ad acqui. Laman, dimmi, cosa pensi di questa bella nave che abbiamo costruito? Che abbiamo costruito? Vuoi dire la nave che ho costruito? spostati. Sì, spostati. Vai. Tutto ad un pezzo. Sono ubriachi. Vino. Laman. Che vuoi? Cerchiamo di non dimenticare quale potere ci ha portato qua. Temo grandemente che il Signore si possa adirare con noi. Nefi teme grandemente che il Signore possa adirarsi con noi. Va di sotto. Laman, temo che il Signore ci colpisca a causa della nostra iniquità. Non vogliamo che il nostro fratello minore sia governatore su di noi. Laman! Lemuele, fermati! Laman, Lemuele, lasciatelo! Basta! Lasciatelo andare! Prendi la corda! Pregalo! Laman, fermati! Basta! Vediamo se il tuo dio riesce a liberarti da queste corde. Andate di sotto! No! No! Passerà! Non funziona! Tieni la dritta, Tom! Sei fatto così. Ti prego, addolcisci il tuo cuore. Dio non potrà tollerare questa ribellione. Taci, padre!
smettila! Fermati! Laman! 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 Laman, ricorda! No! No! Chiunque parlerà in difesa di Nefi farà la stessa fine! Laman! Laman, per favore! Laman, ti imploro! No! Almeno lascia che gli porti dell'acqua. Vai! Nefi! Non puoi restare qui! Non puoi resistere ancora a lungo! Il Signore lo permetterà per poter mostrare il suo potere fino ad adempiere la sua parola che egli aveva pronunciato riguardo ai malvagi. Oh Signore, ti prego, sostienici nella nostra prova. Quattro giorni. Non ce la facciamo davvero più. Solo tu puoi porre fine a tutto questo. Lo so. I giudizi di Dio sono su di noi. Liberato dalle mie catene. Affinché non ci seppelliscano.
Giacobbe funziona in base alla fede e all'obbedienza e mostra la direzione dove dobbiamo andare. Sia che ci conduca al cibo o alla terra promessa. Guarda, terra! La terra promessa.